Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Ancora una puntata un po' particolare. Come avete visto in queste ultime settimane, abbiamo ospitato alcuni personaggi che sono legati da un filo rosso, che è quello di essere persone che raccontano il nostro passato, lo recuperano, e però con un occhio anche al presente e soprattutto diciamo che legano passato e presente. Così, regalandoci uno sguardo anche al nostro futuro che non può essere pensato e immaginato senza pensare alle nostre radici. E questa sera abbiamo due di questi protagonisti che vi presento subito. Lino Cerutti, scrittore e storico, grazie di essere con noi. E Grazie a te. Carlo Pessina, fotografo, grazie anche a Pessina. Ecco, Grazie a voi. spiegato anche perché il titolo Parole e immagini. Le parole di Lino Cerutti, le immagini di Carlo Pessina, anche se poi magari Lino Cerutti fa anche le foto e Carlo Pessina magari fa anche scrive anche, e magari anche bene, poi lo No, ma scopriremo in questo questa no. puntata. E vedrete che questi due personaggi, questi due protagonisti, spesso intrecciano le loro strade, l'abbiamo visto, lo vedremo nel corso di questa puntata. Io inizierei con Lino Cerutti. Intanto Lino Cerutti è conosciuto come il maestro Lino Cerutti. Allora, è maestro perché è bravo o è maestro perché era veramente un maestro? No, io sono stato maestro, ho insegnato per 30 e più anni, che era la professione di mio padre. Dove? E io ho insegnato in Valle Strona alla scuola media, quella scuola media sperimentale, prima di andare a militare. Poi ho fatto il militare, ho vinto il concorso e ho fatto 30 anni, 31 a Gravellona Toce e ho finito la mia carriera come insegnante. Insegnante. Però nel contempo, non ho, come diceva mio padre, non bisogna mai fare un mestiere solo, bisogna fare di più. E quindi mi sono appassionato alla storia locale perché sono stato avviato dalla mia professoressa, la professoressa Virgili, che era stata una grande storica di Novara. E poi mio zio che lo faceva per diletto. Lui era un geometra e quindi poi ho coltivato Coltivato questa questa passione, però passione. tornando alla scuola, diciamo di quegli anni di contatto con i ragazzi, eccetera, ecco, sono stati anni belli, piacevoli, di cui è un bel ricordo? Ma io ho un bellissimo ricordo della scuola, direi fino agli anni 90, soprattutto perché la scuola allora era l'insegnante da solo fabbricava, costruiva il suo gruppo di lavoro. Poi naturalmente le esigenze, vuoi didattiche, vuoi per altri motivi, l'insegnamento è stato diciamo spezzettato per materia, per nucleo di lavoro e quindi questo rapporto Certo. allievo-insegnante È è andato caduto un po'. caduto, certo. Però immagino che incontrerà ancora i suoi Ma vecchi alunni, che la chiameranno ancora maestro. certo, ma poi c'è un ottimo rapporto. Direi che il complimento più bello me l'ha fatto una ragazza il giorno che si laureava. La incontrai a Milano ed era con una sua amica e mi ha detto: questo è il mio maestro, ci ha lasciati crescere, cioè Certo. senza soffocarli, ed era un po' anche quello che sosteneva Rodari, l'amico Rodari, che diceva che bisognava parlare poco a scuola, far parlare i ragazzi, Ragazzi. farli crescere così in maniera spontanea, in maniera libera, però con delle regole. Con delle Questo non regole. vuol dire Certo, anarchia anarchia, certo. nell'insegnamento. Ma qualcuno diceva che i ragazzi sono come degli alberi, l'insegnante li annaffia in modo che Eh crescano, beh, no? penso che sia una Senza buona, esagerare senza che nel sia concime anche, nel no? concime il tutto, Ecco, perché poi certo. insomma si stufa, Ecco, ecco. Rodari, citato questo nome, tu hai conosciuto Rodari, hai avuto l'occasione di Sì, incontrarlo? io ho coltivato fortunatamente una lunga amicizia con
con Rodari. Rodari ha scritto anche due bellissimi articoli per Lo Strona, la rivista che facevo negli anni 70-80, e poi un rapporto intenso, perché Rodari era molto amico di Pasquale Maulini, che è stato sindaco di Omegna, onorevole, certo. Anche lui storico locale, ha scritto ad esempio Omegna Cara, questo bellissimo libro che venne appunto Rodari a presentarlo. E poi devo dire, Rodari muore nell'80, nell'82 abbiamo fatto il primo convegno su Rodari, Rodari e la sua terra, e in quella circostanza un giovane ricercatore, Pino Boero, dell'Università di Genova, scrisse l'articolo, direi, fondamentale, su cui poi si è dibattuto, utilizzando la corrispondenza che io avevo avuto con Rodari, i due articoli, e che è diventato un po' l'articolo cult di Rodari e del Cusio, questo suo rapporto che era un rapporto molto molto intenso, non tanto come frequentazione quanto come sentimento. Ecco, Rodari secondo te è ancora attuale? Ma è attualissimo Rodari, perché non ha una scrittura legata al tempo. È chiaro che non credo, io non sono un critico, uno studioso particolare di Rodari, però c'è moltissimo di Rodari. Poi questa sua, la grammatica della fantasia, è un sistema didattico che non è. Senti, tu hai parlato di una rivista, Lo Strona, vogliamo ricordare quando è nata, cos'era, di cosa si occupava? Ma Lo Strona credo che abbia segnato sia una pietra miliare nello studio della storia locale, perché è pur vero che riguardava la Valle Strona, lo Strona, l'ambiente, però abbiamo avuto degli autori che hanno pubblicato sullo Strona con degli articoli che sono appunto diventati poi elemento. Cito quello di alcuni grandi scrittori, anche come Mario Soldati, che ricorda gli anni di Corconio, quando con Bonfantini trascorrono questi due anni a Corconio, e che sono poi gli anni più fervidi per questi due giovani. E questo articolo è diventato anche questo un elemento per capire Soldati, soprattutto direi che in quell'articolo Soldati dà una definizione della cultura locale. Lui dice: basta dire cultura, la nostra è civiltà del territorio, e dove ci sono queste caratteristiche etico, caratteristiche di tradizione, che non sono delle caratteristiche banali, ma sono profondamente umane e valide. Poi torniamo da Ceruti, adesso sentiamo un po' invece come nasce la passione per la fotografia di Carlo Pessina. Bene, intanto io ringrazio. Dopo la mente parla il braccio. Perciò... Dopo le parole e le immagini. Ecco, perciò scuserete la mia modestia nell'intervenire, ma insomma io... Tu parli per immagini. Vorrei tanto essere come sono, ecco. Cioè. Perciò posso dire che è nato presto questa passione. A parte il fatto, la cosa curiosa, che la fotografia, come tutti sanno, è nata nel 1839 e io sono nato nel 1939. Che è un secolo dopo, esattamente un secolo dopo. No, però dopo. Questa è una cosa curiosa, certo, ecco, volevo dirlo, perché assolutamente. È nata in me questa grande passione, perché quando i miei ancora
conducevano una lavanderia industriale a Domodossola, io avevo già la mia piccola camera oscura, mi elaboravo già le cose, avevo già fatto le mie scelte. E è nato facendo le fotografie che fanno al solito tutti. Cioè un bel ritratto agli amici, le foto di gruppo durante le manifestazioni, sì, le gite che si facevano, sì, eccetera. Poi ho cominciato a partecipare alle mostre, è nato un gruppo che è uno dei più vecchi d'Italia, il gruppo La Cinefoto di Domodossola, che continua, certo, la propria attività, okay, e fa le proprie serate. È una cosa molto interessante, io frequento poco, però comunque continuo e va. E sono stato un socio fondatore. E poi è nata questa fortuna di aver agganciato anche a Novara, attraverso l'amico Edgardo Ferrari, con la rivista della Camera di Commercio, che è stata una delle prime riviste che ha tenuto conto del nostro territorio. Assolutamente. Perciò abbiamo potuto vedere le meraviglie, certo, che l'Ossola offre e che oggi tutti sanno e tutti conoscono. E io ricordo che ero stato anche criticato dai miei, che mi dicevano: ma cosa vai in Devero a fare con questi macchinoni? Perché io ho iniziato con queste macchine a lastre, probabilmente pochi magari sanno cos'erano, certo, pesi enormi, certo, borsoni pieni di carichi. Oggi si fa tutto con lo smartphone. Certo, limitazione di fotogrammi, perché, certo, si usavano le lastre, c'erano due fotogrammi ogni lastra. Pesi non finire, io partivo da solo, me ne andavo in Devero con questi carichi a fare le prime fotografie. Ebbene, però ho avuto ragione, certo, ho avuto ragione, perché poi i colleghi si sono ricordati anche loro del territorio, perché in genere il fotografo viveva di altre cose, certo, insomma lui pensa che il nostro studio ha fatto 2000 matrimoni, insomma. 2000 matrimoni? Sì, esatto. Dalla cima dell'Ossola, facciamo un esempio, certo, una frazione della Val Formazza sino a Napoli, diciamo, certo, tutto il territorio, certo, quel che capitava si faceva. Certo. E una delle cose a proposito che mi fa più piacere è quando giro ancora a fare le fotografie, sì, incontrare qualche persona che mi dice: ah, guardi che lei ha fatto le foto del nostro matrimonio. E questo mi inorgoglisce, questo mi fa tanto piacere. Magari mi dicono anche: non c'è più mia moglie, oppure non c'è più un marito, certo, ma insomma l'album ce l'ho ancora. E ricordo il suo operato. Perché l'immagine per me è fissa molto bella, il volto delle persone. Quindi. Quindi questa collaborazione con la rivista Novara si chiamava, no? Novara, sì, che era Camera di Commercio, era una bellissima Edgardo rivista, Ferrari, sì, diretta da Edgardo Ferrari, era una rivista ricca di informazioni economiche, eccetera, ma che aveva queste splendide foto. E poi erano le prime foto del territorio. Anche perché solitamente le altre Camere di Commercio facevano dei bollettini. Sì, no? Infatti questo era un bollettino con una ma in parte invece aveva come, in più, diceva, esatto, Primalino, con una parte aggiunta del fotografia. Ma la ricordo zona, che la sfogliavo, sì, anch'io, allora ero un giovane giornalista della Gazzetta del Popolo, mi serviva molto, soprattutto per tante informazioni economiche che questa rivista dava, certo, però era piacevole perché aveva questo inserto fotografico, quindi questo è stato un po' un approccio con il mondo della carta stampata che poi è continuato, sì, a lungo. Tu sei stato anche, eri anche famoso poi ad un certo punto perché eri il fotografo volante, tu andavi con lei. E questa è una storia che meriterebbe, non voglio rubare troppo spazio, però è curioso e si possono anche dire queste cose. Certo. In Italia era proibito fare fotografie dall'aereo, dall'alto. Per ragioni di sicurezza? Per ragioni di sicurezza, per ragioni perché comandavano i militari, giustamente, ci sono problemi. E io mi sono messo lì, secondo me sono un po' testardo, sono un capricorno per chi ci crede, no? E ho detto: no, non finisce qui, perché io poi ho sempre fatto di tutto per fare meglio, pensando di fare meglio il mio lavoro. E perciò ho finito col prendere il brevetto per forza, perché era d'obbligo. Certo. Primo perché ho contratto lo chiamo vecchio, per me il vecchio è una grande espressione, il vecchio Zerbinati che mi ha fermato via Brione, non so se te lo ricordi, una persona, certo, incredibile, molto distinta, fantastica, certo, mi ha detto, sì, Pessina, io un po' che la seguo con le sue foto, lei deve volare, perché lei vedrà delle cose che da terra non si vedono. Aveva ragione. Aveva ragione. E ho preso il brevetto e ho liberato tutto il discorso, che adesso sarebbe troppo lungo raccontare. Però sì, sono arrivato proprio a fare delle cose per poter ottenere le autorizzazioni per fare le foto dall'aereo, che era di una complicazione incredibile. Che è stato uno dei primi che sì, in Italia. Perché ho dovuto fare... Anzi, sarebbe segreto già, è già un segreto dirlo, però lo dico. È un possessore del NOS, cioè della segretezza, perché tutte le foto venivano catalogate, messe in un cavò, con le luci di sicurezza, con tutti i controlli che adesso poi si sì, rischia perché di annaiare. Potevano essere installazioni strategiche, militari, centrali. Si mandavano via, certo, le fotografie, ritornavano con l'ok. Sì. Oppure bisognava restituire perché non andava bene. Io ho fatto delle prove, ho fotografato a Gozzano,
quello che chiamavano la petroliera, perché sì, lì ci sono tutti i depositi di carburanti, certo, che servono. Niente. E caspita, me li hanno tagliati via, perché c'era un ufficio che controllava questo. E questo finisco lì, perché poi un giorno chissà magari che si possa parlare meglio di queste curiosità. Tu avevi l'aereo allora, dove era Vergiate, immagino. Io l'aereo non l'ho mai avuto, anche se hanno detto che io avevo l'aereo, non ci sono problemi, insomma. Io noleggiavo l'aereo secondo i lavori da fare. Se era un lavoro lontano dalla zona, prendevo quello più veloce. Certo. Se dovevo fare il Monte Rosa, prendevo quello più potente. E poi ho portato tantissimi orsolani, tantissima gente, anche non orsolani, a girare, a fare i giri. Quindi facevi le famigliole con i figli. Hai fatto conoscere anche le nostre territorio. Ho avuto oltre a fotografarlo, hai avuto anche incidenti. Ho avuto due, in auto mai, perché ho fatto tutte le capitali europee, ho girato, ho scorazzato per tutta la vita a fare fotografie, mai ho avuto un incidente in aereo. In aereo due. E un giorno parlerò anche di questo. Insomma, adesso tu dovresti scrivere, non annoiamo troppo. Dovresti scrivere il tuo diario, non solo per fotografie, ma anche proprio con sì, raccontarlo. Però io segno queste cose, certo. Il rettolino. Guarda, quando io chiuderò gli occhi, speriamo più tardi possibile. Ecco, hai detto Lino, quando è che vi siete incontrati? Quando hai incontrato Lino Cerutti? Le vostre strade Lino, si sono incrociate? Diciamo che alla fine della rivista Lo Strone è nato forse questo rapporto. Sì, noi abbiamo, abbiamo incominciato a lavorare insieme in maniera sistematica nel 91. Quindi 25 anni fa abbiamo fatto 25 anni di collaborazione. Perché era nata una nuova rivista. Era la nuova serie delle Rive, perché le Rive esistevano già prima, saltuariamente, certo, erano uscite, poi era Edgardo Ferrari, diventò lui direttore, e quindi c'era Edgardo Ferrari, c'era Carlo Pessina. Sì, era un binomio inscindibile. Inscindibile. Ma ecco, perché questo titolo Le Rive? Ma l'abbiamo ereditato. Ma che questo l'ha dato. Bello però. Bello, no? Bello, sì, ma sì, cercare di capire perché le rive. Le rive. Le rive del lago, le rive del fiumi, rive, non lo esattamente, so. Le rive del Sesia e del Ticino. Del Ticino, ecco. Ed è il territorio, e noi siamo stati molto fedeli a questo, cioè il territorio che sta tra questi due fiumi, e che è il territorio storico. Novarese. Quindi dal Riso, dalla Bassa al Monte Rosa. Siamo usciti qualche volta sul Ticino, per dire verso Varese, ma insomma però il territorio, perché una rivista locale deve caratterizzarsi per il territorio, cioè non ha senso pubblicare anche una bella notizia, un bel argomento, che so io, della Valle d'Aosta su una rivista che si pubblica a Gravellona Toce, perché nessuno lo leggerà della Valle d'Aosta. A meno che non ci sia qualche attinenza, esatto, no? Quindi, può succedere. Ma... cioè, ecco, io devo dire che sia con Lo Strona e poi con Le Rive, quando si parla di storia locale, questo locale vuol dire quasi sminuire la storia. Questo te invece, fatto, questa domanda. Invece, sembra che la grande storia sia quella di Napoleone, Garibaldi, esatto, eccetera, e questa esatto sia la piccola storia. Non è così. Prima di tutto non bisogna scrivere per gli abitanti del territorio. Questo me l'ha appunto con Lo Strona, gli autori, anche Bonfantini, ma Soldati soprattutto, scrivevano per far conoscere il territorio e quindi a persone che non sanno niente, immaginiamo che non sappiano niente del territorio. E quindi si scrivono le cose curiose, certo, essenziali, certo. Non è la storia ottocentesca del monumento, che tutti i paesi sono l'ombelico del mondo, gli inventori sono tutti lì, i viaggiatori nascono di lì, insomma queste cose qua. La storia locale, la sua dignità nasce proprio da questo, dall'osservazione reale, fenomeni, io dico tipo quelli di Vallestrona, ma anche della Bassa Ossola, dei Peltrai.
in Germania. Certo. Io sono andato parecchie volte in Germania anche a tenere dei seminari di studio su questa, su questo fenomeno che è unico nel panorama dell'artigianato, diciamo, del 7-800. Lavoratori quindi del peltro, no? Il peltraio. Del peltro, i peltrai. Certo, certo. È una storia... Che devo dire è anche un po' meno conosciuta nella nostra zona rispetto ad esempio agli spazzacamini della Val Vigezzo, no? Cioè, forse è meno nota, ma forse anche perché... Ad esempio, gli spazzacamini della Val Vigezzo oggi vengono ancora tenuti, no, in auge con questa manifestazione del peltrai, si parla un po' di meno. Eh beh sì, anche perché sai, lo spazzacamino è visibile, esatto. sta sul tetto, è una cosa proprio scenografica. Il peltraio invece, però io ho girato parecchio in Germania, andare alla ricerca di queste famiglie che ritornano ancora in Vallestrone, è una cosa incredibile. Non so, per dire, negli anni 80 ho trovato, siamo andati io e Pietro Chiovenda, l'avvocato Chiovenda, a Praga, dove la vice direttrice della Galleria Nazionale era di Forno, una famiglia Stretti. Ed era di una, allora quando c'era Cortina, tutte le difficoltà certo. Ad andare all'est, si poteva andare per motivi culturali certo. Non a dire che eri un giornalista, perché per carità, non ci andavi, no? Certo. E io sono andato almeno due volte, poi con Maurizio Laigeb nell'84 siamo andati a Praga e abbiamo trovato notizie interessantissime su Guido Boggiani, il grande viaggiatore, e che sono finite là le notizie perché Fritsch, direi un giovane esploratore che seguiva da lontano il Boggiani, quando è morto Boggiani, è arrivato lui certo. A recuperare, eccetera. Abbiamo trovato, per dire, a Praga il diario di Guido Boggiani, dove aveva segnato tutte le sue opere. Non diamo per scontato che tutti sappiano chi era Guido Boggiani. Guido Boggiani è pittore, dunque nasce a Omegna, direi casualmente, sì. Per la sua famiglia, che erano imprenditori, quello che portano i trasporti sul lago a Orte, il padre. Però era famiglia novarese, ricca, famiglia borghese. Comunque nasce a Omegna. Nasce a Omegna, giovane pittore, aveva 20 anni e già era famoso. Poi compie un viaggio con D'Annunzio e altri intellettuali in Grecia, molto importante. E poi decide, per motivi suoi facilmente intuibili, credo, in gioventù e per spirito di avventura, ma certo, anche forse contrasti amorosi in famiglia, va in Sud America e compie questo viaggio nel Chaco, scoprendo... E lui, essendo lui pittore, quindi riesce a introdurre anche, non fotografa ma dipinge. Dipinge i disegni corporali. Mm-hmm. Per dire la sua importanza, Lévi-Strauss, padre dello strutturalismo, cita Boggiani. Benissimo. E scrive anche proprio certo. In maniera, è anche un etnologo. Pessina, un fotografo come te ha pubblicato anche molti libri. Quanti? Un vecchio fotografo come me. Vecchio fotografo. Vecchio, bravo fotografo. Se ho la fortuna, fra un paio d'anni arriverei a 80, sempre che ci arrivo, no? Okay. 80 libri, non 80 anni. 80 anni. E sono un centinaio di libri, magari non tutti con la parte fotografica mia, con una parte, certo. Però sono nati grandi lavori. Ti ricordi grandi... il primo libro fotografico tuo? Sì, il primo libro è stato Domodossola. Domodossola. Che era un libro in bianco e nero, fustellato, mm-hmm, in copertina, mi ricordo col buco, col foro fustellato, dove si vedeva un diaframma, che era un po' il simbolo della fotografia. Questo è stato il primo. Poi è nato un libro curioso,
che tutti l'hanno criticato, caspita, ma non si riesce a mettere in libreria, Dimensione Ossola, a parte che Dimensione Ossola è un grande titolo, perché l'Ossola è una grande cosa del libro, che meritava qualcosa di grosso, però quello era un grande libro, ma il motivo è questo, lo dico semplicemente, sì. Così mi permette anche poi di parlare di una cosa che mi sta a cuore, sì, che è il calendario. Sì, ma ne parliamo. Ne approfitterò anche di questo. Allora, perché era grande così? Era grande così perché utilizzava gli impianti di un calendario che è nato esattamente 47 anni fa, quando da noi arrivavano i calendari delle città d'arte d'Italia, pur belli, pur validi, Firenze, Roma e Venezia. E noi ci siamo detti, ma caspita, ma anche noi abbiamo delle belle zone. Infatti. Io sono un sostenitore, che questa qui era una provincia, sto parlando della vecchia provincia di Novara, dove dicono mancava solo il mare e poi c'era tutto. Non è vero, perché se uno volava nei momenti dell'allagamento delle risaie trovava mare, trovava qualcosa di incredibile. E anzi io ho sempre suggerito un volo sulle risaie quando sono allagate. Cioè, è una cosa meravigliosa. Mi aggancio al discorso del calendario che mi sta a cuore. 47 anni fa? 47 anni fa nasceva questo calendario. Un mitico calendario. Che abbiamo trascinato sino a oggi e continua a farlo. Sto parlando del calendario nostro, mio. Poi dopo ci sono tutti quelli delle banche, dei clienti, quelli altri. Il calendario Pessina. Ecco, e qui però devo ringraziare gli inserzionisti. Perché hanno permesso, con la pubblicità e con l'acquisto dei calendari, di far vivere un'idea così. Basta pensare cosa è girato per il mondo veramente, perché stiamo parlando di industriali che hanno clienti in tutto il mondo, ma davano via il calendario. Perciò abbiamo fatto vedere la nostra zona attraverso questo sistema veramente molto valido. Ecco. Facevi sfogliare l'Ossola. Sì, adesso i calendari fanno tutti proloco, cioè fanno comuni, cioè giustamente, bello tutto. Il nostro è sempre stato quello. L'altra volta facevamo il tematico. Facevamo la Valle Anzassa col Monte Rosa, poi c'è il Passo del Sempione, eccetera, ma poi non andiamo ad annoiare troppo. Nasce l'archivio. Sì. Posso parlare dell'archivio? L'archivio ne parliamo subito dopo la pausa pubblicitaria. Prima però una domanda che voglio. Invece il maestro Lino Ceruti ha scritto un po' di libri. Sì, più o meno quanti? Saranno una ventina, tra collaborazioni. Io amo molto lavorare in equipe. Vabbè, a parte le fotografie che sono sempre le sue, io lavoro con sue immagini anche recentemente, e l'ultimo che abbiamo fatto, quello sui caduti della Grande Guerra di Vallestrona. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. Grazie. Rieccoci in studio con i nostri ospiti, Lino Ceruti, scrittore storico, e Carlo Pessina, fotografo. Prima della pausa pubblicitaria, Pessina si parlava dell'archivio. Immagino che l'archivio Pessina sarà una cosa sterminata. Sì, che non è solo limitato alla nostra zona, ma si allarga anche alle capitali europee, a tutta l'Italia. Ho girato veramente tanto. Poi è arrivato Lara, la figlia, che gestisce e ha gestito questo archivio a Milano per 12 anni. Poi è rientrata a Domodossola in sede e adesso conduce l'attività in via Brione e per fortuna ha trasformato il negozio in oggetti d'arte, perché a dire la verità un negozio di fotografia oggi, ecco che spero di non essere troppo polemico, ma però insomma... Oggi sono tutti fotografi. Ecco, mi fa piacere, mi hai anticipato perché io volevo dire questo. Allora, tranne me, io non sono proprio capace neanche oggi, però... No, ma tu sei bravissimo in tante altre cose, hai anche se non fai le foto, insomma. Per fortuna. Ecco, è tutto il tempo per farlo. Ecco, tutti allora, fotografi. Sì, volevo creare un piccolo... Essere un po' un briciolino di polemica. Ma ci sta. Allora, io vedo tante belle fotografie. Sì. Io ho sempre sostenuto che la gente intende e sa e conosce i valori della fotografia, se ci sono, se valgono, eccetera. Qui è arrivata la confusione, perché secondo me non c'è più la distinzione di uno che fa il fotografo di professione e uno che lo fa per diletto, per il piacere di fare, anche se è bravo, anche se fa. Ecco, c'è qualcosa che non quadra. Non vado oltre, non parlo di lavoro nero, non voglio entrare in questo, perché diventerei anche... Magari lo sono già, diventerà ancora più antipatico. Ecco, ma oggi, mi fermo qui. Con queste nuove tecnologie è diventato tutto più facile, nel senso che non devi mettere a fuoco, perché fa tutto automaticamente. E io usufruisco di questi sistemi, perché anch'io, intanto io devo dire che sono passato da tutti i formati, dall'apparecchio lastre, come dicevo, al 6x7, al 6x6, al 24-36, alle macchine motorizzate, e finalmente è arrivato
il momento del digitale, dove è tutto più comodo. Tu hai ragione, hai detto una grande espressione quella che hai usato. Però cosa succede? Succede che manca la scelta mentale dell'immagine. Una volta con la storia che costava, uno ci ragionava un momentino, adesso prima, faceva l'inquadratura, metteva a posto. Adesso si sparano via. Adesso ormai dice, ma tanto ne facciamo 10, poi una verrà bene. E poi tra l'altro si perdono, perché raramente c'è qualcuno che crea l'archivio. Esatto. Perciò uno le tiene, le guarda per qualche serata. Oggi poi non si stampano più, si mettono in discarsi, si guardano in televisione. Però no? È un grande mezzo. Un grande mezzo. Io da lì a parecchi che me ne sono dimenticato. Non voglio neanche più usare la reflex. Io uso il telemetro, perché giro con i miei bastoncini, perché io giro tantissimo ancora, mi occupo di queste cose. Quello che la legge mi permette di fare, perché io prendo la pensione, sono in pensione, cioè però giro e faccio queste cose del territorio. Ecco, però bastoncini da una parte, macchine dall'altra, foto orizzontale, foto verticale, con una mano sola, non uso l'automatico, perché l'automatico secondo me... E non fai i selfie? No, non si può, no quello no, è rarissimo. Si distingue il fotografo quando deve, fotografo professionista dal dilettante, quando deve fotografare un gruppo. Perché il fotografo professionista riesce a far vedere tutti i personaggi, perché invece il dilettante ce n'è uno che è nascosto, l'altro il dito nel naso, quell'altro... Sì, non voglio fare scuola di fotografia. No, facciamo un po'. L'improvvisazione, come ci sono in tutte le professioni, ci sono anche in fotografia, allora tu le vedi subito, perché chi fotografa magari è concentrato sul soggetto principale. Cioè io faccio una foto a te, guardo te, non guardo cosa c'è dietro, e tu le vedi subito gli errori. Allora dietro cosa sbuca? Sbuca il campanile del paese, proprio dalla testa del soggetto principale. Lo vedi già lì l'errore. Oppure, peggio ancora, e parlo di me, cioè mi ritraggono e dietro i rami di un albero mi fanno le corna, capito? Cioè, ho rivolto a me la cosa, mi sembrava più elegante. No, sai cos'è? Poi si è persa un po' quella magia. Io mi ricordo quando facevamo le foto una volta, poi si portava il rulino dal fotografo a sviluppare, e c'era l'attesa, chissà come sono venute anche le foto, era bello, no? Bello. Adesso invece era. Le vedi subito e perdi anche questa magia. Ti permette di correggere e di fare una successiva in miglior modo. Posso dire una cosa importantissima? Io nella vita sono stato veramente tanto fortunato, perché ho trovato tante persone che mi hanno capito, mi hanno seguito, mi hanno aiutato. La prova è Lino Cerutti, che è qui. Un uomo che io stimo tantissimo, mi sono trovato sempre molto bene e facciamo delle cose bellissime assieme. Perché? Perché c'è il rispetto del ruolo. Cioè fa il suo lavoro, io faccio il mio, capito? Non c'è la confusione, capito? Questa è una cosa importantissima. Questo volevo dire. Spendo due parole su te, che sei il direttore, sulla televisione, che io... Perché tu hai incontrato anche la televisione. Ho vissuto con la televisione, attraverso... Io lo so che il Frassetti magari arriverà a far tagliare questo pezzo. No, qui se non si taglia nulla. Se parli male, No, lo so, ma io invece devo parlare bene. E allora c'è il rischio. È un grande personaggio. Non c'è dubbio. E allora avete questa fortuna di un'equipe qui che funziona in una maniera meravigliosa, e grazie a te, che sei il direttore, grazie a tutto il resto, avete portato la visione dove è arrivata. Questa non è una sviolinata, perché non devo chiedervi niente, cioè nel senso, però tu, me l'avete già dato. Io ne approfitto per dire che poi voi due avete incontrato la televisione con una bellissima serie che si intitolava... Questo parli tu, si intitolava Zucchero Filato. E cos'era e perché questo titolo? Perché il titolo deriva da questo fatto, quando vai in un... Noi l'idea era quella di rappresentare il territorio in un momento gioioso, la festa, la cerimonia, il personaggio. Quindi abbiamo proprio fatto la scelta di non fare una trasmissione che poteva dare adito alla polemica, alla problematica quotidiana. Allora abbiamo detto, questa è una trasmissione con la domenica. Ecco. E quindi... ci è venuto in mente questo fatto, lo zucchero filato. C'è la festa, il bambino, a me è venuto in mente quando ero un ragazzetto che andava alla festa, c'era questo cosa che girava, che veniva, carino, e quindi questo era stato il motivo, abbiamo fatto dei bei personaggi, anche il Dio vuole, Proletti, Dio vuole di nome, di Croveo,
la storia della vipera, ma discepolo sì, di Don Lucetta, ho fatto delle cose belle, belle, di grande soddisfazione. Sì, poi io devo dire, per il lavoro fatto con le rive per 25 anni, direi che il merito, l'interesse, l'interessante della rivista è stata questa lettura, certo, dell'ambiente con lo stesso fotografo, e certo, quindi c'era la continuità di visione, certo. Non era, la fotografia non è mai stata un contributo esterno per illustrare, no, era, faceva parte del, certo. E questa è proprio la visione, sapete, che si ritorna alla storia locale, che non è... Comunque voglio dire, tu parlavi dell'archivio fotografico, tu hai fermato in immagini anche epoche, personaggi, la stessa cosa la fa la televisione, che in suoi ormai 36 anni di vita ha costruito un archivio di immagini, voci, volti, certo. Che sono un contributo a mantenere viva la memoria. Oggi la storia si fa... Una volta la storia si faceva solo ed esclusivamente con i documenti, no? Oppure con i ritrovamenti archeologici. Oggi la storia si fa con i video, con le registrazioni, si fa con ciò che ci dà la tecnologia più moderna. Quindi diciamo, certo, che insieme parole e immagini ci siamo dentro anche noi come televisione. E con la vostra collaborazione. Il braccio, insomma, funziona. Funziona sempre. No, e poi continuerà a funzionare, perché non abbiamo finito. Assolutamente. No. Ecco, infatti volevo chiedere, avete qualche progetto per il futuro? L'ultimo lavoro che abbiamo fatto è sulla... Adesso il centenario della Grande Guerra, sì. Io ho voluto fare questo libro, questa memoria, ecco, cioè passare, perché l'ho vissuto io, ho conosciuto i combattenti della Grande Guerra, come era mio padre, e mi ricordo questo 4 novembre in Vallestrona, in una frazione a Fornero, davanti al monumento, la banda musicale, il sindaco, il mio padre che faceva il discorso, che diceva poi le solite cose, ma era condiviso, certo, nei primi anni 60, tanti, e poi poco alla volta, fino a scomparire. Questo. E allora... Mi sono posto questo problema. Io ho un ricordo, ma dobbiamo trasformare il ricordo in memoria. E per fare questo passaggio ci vuole qualche cosa di concreto, di fisico, quindi un libro. Abbiamo fatto questa ricerca e devo dire, con l'intervento, ad esempio, di Alfredo Papale, che ha contestualizzato, certo, i caduti, quando, dove, certo, perché, così. C'è anche un testo più ampio, nel senso che allarga un po' lo sguardo di Enrico Rizzi. Uh-huh. Però abbiamo censito 53 caduti. Solo della Vallestrona. Con Carlo Pessina abbiamo girato, lui ha fotografato tutti i monumenti, le lapidi, e abbiamo ricercato le fotografie di questi giovani, di questa gente, quelle che abbiamo trovato. Ed è uscito un bel documento, certo, che ricorda questo caduti. Invece Pessina, qualche progetto in testa? No, quel progetto, c'è un progetto che dobbiamo condurre e portare insieme avanti, ed è quello delle finestre del Cusio. Ecco, siccome è stato annunciato, ne possiamo parlare. Allora, le finestre del Cusio. Abbiamo l'associazione Cusius, che è un'associazione, sì, culturale. Abbiamo già pubblicato quattro volumi di cultura legata al Cusio come territorio. Sì, certo. Adesso il prossimo volume, e ogni volume ha un inserto fotografico tematico. E questo prossimo volume avrà come tema la finestra. La finestra fisica, ma che vuol dire
quello che sta al di là verso il futuro, ma anche ti metti dall'altra parte, e vedi, certo, e vedi il passato. Quindi la finestra che... Quindi tu hai fotografato finestre. Quindi adesso... Sì, sto fotografando, sto cercando. Metterà... Ecco, io volevo... Tu mi hai fatto una domanda, io voglio rispondere. C'è un grande volume in atto e non è ancora ufficializzato la cosa, però ci stiamo lavorando, che è il vecchio territorio della provincia di Novara, cioè Verbano Cusio-Orsola più Novara, cioè dalla cupola al Monte Rosa. Torniamo uniti. Esatto, torniamo uniti almeno in un libro. È una grande operazione che verrà fatta, voluta da un gruppo che ha il piacere per i 100 anni di creare questa cosa, e poi quando ne saprò di più, bene, sarò più. Bene, e ci sto lavorando. L'altro giorno ero a Ghemme a fare il Monte Rosa, a fare i castelli. Bello. Perché tutti i castelli del Novarese, certo, dietro si vede Monte Rosa, basta viaggiare, camminare, cercarlo. Quindi, diciamo, c'è che il filo rosso è perché il filo una rosa. Delle mie manie è sempre stata quella di avvicinare il territorio. Ho sempre fatto le foto, cupola di Novara col Monte Rosa, e via così. E via così. Cioè, hai tenuto unita questa provincia che invece cercato, da più di 20 anni è divisa. Però ho avuto delle soddisfazioni. Io ho fatto il militare nell'artiglieria da montagna, sì, e facevo il fotografo, cinematografo, proiezionista, come si dice, perché proiettavo anche il cinema, eccetera. Ho avuto la soddisfazione a Torino, 61, Italia 61, sì, c'era Andreotti, ministro della difesa. Sì. Me lo sono ritrovato da fotografo, perché là facevo fotografia, certo, da militare con la divisa. E a Stresa è arrivato per festeggiare non so più quanti anni della provincia, sì, c'era Andreotti e c'era anche il fotografo. Oh. Ma qui una battuta, se me la permetti. Fai. Allora, io ho detto che se avrò la fortuna, fra 2 anni ne faccio 80. Sì. Però continuo a viaggiare e continuo a fare e ho la fortuna. Cioè, questione di DNA, credo. Sì, non sì, è sì, questione di attenzione, di... Niente, è una gran fortuna e continuo. Allora racconto agli amici della mia età che hanno tutti i problemi, uh-huh, una cosa che viene fuori dai salesiani, che è buffa, ingenua, però è bella, che dice: dopo la settantina un dolore ogni mattina, però è di conforto che non sono ancora morto. Questo vedi che c'è l'ottimismo. Tu, non è mia, però molto bella. Bella. Volevo dire un'altra cosa. Ingenua. Ho letto da qualche parte che tu hai ancora un sogno, che è di un progetto, quello di un museo. Caspita, questa è una storia che meriterebbe una chiacchierata. Museo della fotografia nel senso delle macchine fotografiche? Sì, dell'apparecchio fotografico e tutto quello che c'è. Ma partendo dai due raccolto. Grandi fotografi storici nostri, che sono il Trabucchi e Ruggeri. Che sono, ecco, due. Tu questo materiale ce l'hai già? Tutte le attrezzature, le macchine, le foto. Mancano i locali, cioè adesso abbiamo anche i locali. Ho fatto il giro della vecchia provincia, cioè territorio, sì, della diocesi, che comprende anche, la Valsesia, come sappiamo, Vallo, anche, certo, anche la valle, tutti i cinema. E ho raccolto tutte le macchine, me le hanno date tutte, abbiamo tutte le attrezzature del cinema, tutte le notizie del cinema. Deve essere una cosa immensa. E io ho messo tutto quello che potevo, ho acquistato apparecchi a non finire in attesa di questo museo. Adesso la Campari Crodo ha dato i locali, vanno messi a norma. Bisogna trovare i finanziamenti. Se qualcuno provvederà, lanciamo un appello. Questa è un'altra cosa, però, anche perché sarebbe molto interessante. Tra l'altro, sarebbe anche sarebbe bello poterne parlare un pochino di più di questa cosa. Magari un giorno assolutamente ne parleremo anche di più. E sarebbe anche di grande richiamo anche turistico. Anche per perché mi hanno aperto tutte queste famiglie, mi hanno aperto gli archivi di casa. Sai cosa vuol dire ospitare una persona, un estraneo, forse un conoscente, certo, e a vedere tutte le foto di famiglia? Una grande cosa, certo. E io ho fatto un libro modesto, uh-huh, edito da Grossi, sulle vecchie fotografie dell'Orsola, dove io ho chiesto di mettere i nomi di tutte quelle persone che ci hanno aperto l'archivio. Ecco, c'è nato a Grossi, ricordiamo anche Alberti, no? Caspita. La fortuna di avere in una zona come la nostra due editori come Alberti e Grossi, certo, senza i quali probabilmente gran parte di queste iniziative non sarebbero state possibili. No, io grandi libri di Lago Maggiore li ho fatti con Alberti, lui che mi ha dato fiducia. Cioè, dovremmo parlare anche di tante altre opere che sono uscite, tipo quella dell'Isola, quella di... Certo. Tanti libri sono stati fatti. Il nostro territorio è caratterizzato da parecchie pubblicazioni. Io ho sempre sostenuto e sostengo, la mia esperienza mi dice che sono diversi gli elementi per creare
Quindi ci vuole la parte redazionale, ci vuole la fotografia, l'immagine, diciamo, coordinata, ma non dimentico la pubblicità. E la pubblicità deriva dall'industria. Quando noi avevamo le industrie, io mi ricordo che negli anni 70, appunto con lo Strona, siamo stati, direi, i primi a inventare, andare a far sottoscrivere dagli industriali, in modo particolare, devo dire, dai Rubinettai, ma l'industriale di Romegna, del Cusio, anche, no? Sì. Si vendeva l'idea. Cioè, a Natale, io mi ricordo che la prima pubblicazione fu gli affreschi esterni del Lago d'Orta. E andai così parlando con un rubinettaio, un industriale, chiesi ma cosa regala Natale ai suoi rappresentanti. E dice, solita cosa, il panettone, la bottiglia. E dico, io a quel prezzo lì le do un volume d'arte. E così con Rizzi, con Rainaldi, abbiamo fatto il primo volume, gli affreschi del... E abbiamo fatto una catena di libri d'arte che si vendeva, si andava in primavera, lui vendeva il calendario, noi dall'altra parte, e non operavamo insieme allora, però era quindi l'industria che faceva vedere i luoghi dove lavorava, sai che l'accusa era quella di essere degli inquinatori, e invece io credo che come questi volumi, come anche le rive, abbia viaggiato molto all'estero, perché l'industria lo portava fuori. Quindi grazie a questo abbiamo anche fatto una bellissima pubblicità al nostro territorio, una promozione del nostro territorio. C'è ancora un minuto? Come no? Allora ne approfitto perché non posso dimenticare il rapporto con la Banca Popolare di Novara, perché ho avuto la fortuna di essere stato scelto e collaborare per 20 anni da esterno tutto quello che la banca faceva. E cosa faceva? Faceva i libri, faceva i calendari, siamo riusciti a mettere anche qualche calendario delle nostre zone. Ma poi soprattutto erano i tempi in cui c'erano più di 500 sportelli, e arrivavano fino a Catania, fino in Sicilia arrivavano. E io andavo a fare i servizi sul paese dove si apriva lo sportello, e da lì nascevano le immagini che andavano ad arredare la banca, perciò è stato un lavoro grandissimo, grosso. Cioè, allora le banche erano, diciamo, promuovevano cultura. Certo. Oggi purtroppo sono messe un po' malino e... No, questo io volevo ricordare perché mi sembrava proprio 20 anni di lavoro con la Novara. Assolutamente. Siamo in chiusura, una domanda ancora a testa. A Cerutti, storia locale. Abbiamo detto che la storia locale è importante come quella che chiamiamo la grande storia. Però, ecco, c'è un problema, che la storia locale non è molto conosciuta, non viene insegnata. E come si fa per fare in modo che anche i giovani, gli insegnanti, possano conoscere la nostra storia, magari ritagliare qualche spazio anche, no, nei programmi scolastici, perché si parte da lì. Ma diciamo un tempo in terza elementare lo studio del paese. E quindi questo ti portava. Adesso non è più così, ma io posso dire una mia esperienza fatta a Gravellona Toce negli anni 80. E sono partito nello studio della storia locale, dello studio del paese, dal nome delle vie. Dal nome delle vie, e questo già ti crea conoscenza. Ma soprattutto con un esercizio, allora non c'era la possibilità come oggi, sarebbe molto più facile con il computer, ma il comune ci aveva dato delle carte della città, del paese, su carta trasparente, e avevamo colorato le vie, diciamo, dei nomi storici, via Risaia, via Il Campone, e si capiva com'era la disposizione antica. Poi avevamo fatto il secondo passaggio, le strade storiche, via Vittorio Emanuele II, e poi le vie con i nomi della Resistenza. Certo.
E i ragazzi hanno capito come il territorio si è saturato di abitazioni. E direi che questo. E poi allora un giornale che è uscito per un po' di tempo, non mi ricordo più il nome, comunque era un giornale locale, e mi disse che avevano venduto 500 copie. Cioè le famiglie si erano appassionate, perché era diventato un mezzo di conoscenza anche per le persone, per chi non... Cioè, è un modo semplice. È un modo molto semplice. Però... Abbiamo fatto sempre con Carlo Pessina anche un libro sulle vie e le piazze di Omegno, un libro illustrato che proprio... Con riprese partito. Dall'alto, dall'elicottero, io ricordo, che io non piloto, perché io piloto l'aereo, è molto più... Per precisare. Precisarlo. Invece a Carlo Pessina chiedo, ma abbiamo detto fotografi, siamo tutti fotografi, però poi veramente, ci sono... Veramente, ci sono, grandi, belle foto le vedo dappertutto. Ecco, però ci sono poi professionisti, ecco, voglio dire, per diventare... Ecco, c'è una scuola per diventare fotografi? C'è un segreto per diventare fotografi? Ma intanto è la solita cosa che tutti dicono, la grande passione, perché è la dedizione, cioè bisogna crederci, bisogna dare il massimo, bisogna... E poi il discorso è la luce. E non la fretta ad avere le foto. Ci sono delle foto, io vi garantisco, non per fare furbetto, come si usa dire, ci sono delle foto che non ho ancora fatto, perché sto curando. Cioè, ci aspetti la luce. Le luci giuste, non so, la facciata della chiesa di Baceno riceve il sole, solo, mi sembra, se non sbaglio, il mese di luglio-agosto. Perché ha una facciata a nord, come tutti sanno. Cioè, ecco, quello è un grande esempio, no? Allora, cosa succede? Che in tutti gli altri mesi dell'anno uno capita lì, fa la foto, ma fa la foto, ma non è quella giusta. E è capitato anche a me, ha pubblicato delle foto con la facciata senza il sole. Cioè, e la luce è importantissima. E la luce non la puoi comandare, devi prenderla quando arriva. No, e poi questo benedetto rettangolo, quadrato, verticale, orizzontale, che sia tondo, eccetera, va riempito con degli elementi. Ci sono delle regole, non è che uno può buttare lì. Ci sono degli scompensi, cioè ma io non voglio fare scuola di fotografia perché io non ho mai però accettato. Ci stai. Io sto ancora imparando. Certo. Oggi poi io alla noto... sera io studio ancora, cioè non ho bisogno di insegnare niente a nessuno. Certo. Però chissà magari che un giorno ci sia l'occasione di parlare un pochino di più, soprattutto tentare di divertire un po', perché stasera sono stato noioso, perché non è il mio lavoro. Direi di no, però certo poter dialogare. Però parlare con le immagini aiuta. Però a proposito devo ringraziarti, perché tu qui hai creato un ambiente che uno si sente a casa proprio. Ma è un salotto. E riesce a esprimere. Lo dice uno che non è abituato a parlare in pubblico. Meno male che hai detto che tu non sei abituato a parlare in pubblico. Perché tra un po' prendi il suo posto. Ma potrebbe essere la mia timidezza. Potrebbe essere un'idea. No, ma la mia timidezza viene fuori, la mia timidezza. Io sono timido. Senti, volevo farti un'ultima domanda prima di venire. Adesso vedo che ci sono bravi fotografi, anche giovani, che usano però la foto come fosse un quadro, come fosse per dei discorsi anche quasi filosofici, eccetera. Ti piacciono, ti affascinano, una cosa d'accordo? Importantissima, hai detto una cosa importantissima. Allora, io quando vado di giuria da vecchio, ripeto, da ottantenne quasi, non ho problemi a giudicare una foto se è stata elaborata, basta che non sia stata falsata. Se è stata migliorata con questo Photoshop, con questo famoso tocco elettronico, ma va bene, non c'è problema. Però quando tu vedi l'erba sulle pietre, inventata, cioè mi riferisco a dei lavori ultimamente visti, fatti che non faccio i nomi, chi sa e ha visto sa, allora quelli crei un falso, cioè non voglio dire, allora a tutti i costi devi dire oh che bello anche dove non è bello, cioè, allora lì è falso, è falso. Però io accetto queste cose, e il più vecchio vedo che i giovani, quelli che fanno, hanno dei problemi perché dicono ma no, questa foto ha subito un intervento, è falso, eccetera. Certo. Più di me. Pensa. Comunque tu sei favorevole alla sperimentazione. Sì, senz'altro. Tutto ciò che rende più bello, lo ripeto, che non falsifica un'immagine, ma la rende più bella, questa è interessante. Perfetto. Sono passati 55 minuti, voi all'inizio della trasmissione pensate che dice 50 minuti, 55, non finiscono più, invece vedete che scivolano via per merito della vostra capacità e bravura di dialogare, quindi io vi ringrazio per questa che è stata una bella chiacchierata, abbiamo continuato in questa serie di personaggi. È una serie nella quale io vorrei dimostrare che la cultura, che la storia locale non sono cose noiose, possono essere raccontate in maniera piacevole e sono cose che ci appartengono. Quindi diciamo che
quest'anno abbiamo messo un po' da parte la politica, anche perché siamo forse un po' tanto stufi di questa politica urlata e gridata, e stiamo un po' recuperando personaggi che ci raccontano la nostra storia, che ci raccontano il nostro passato, ma che in qualche modo ci aiutano anche un pochino a interpretare il nostro futuro. Quindi io ringrazio i nostri ospiti, che sono stati Lino Cerutti, grazie mille. Grazie a te. E Carlo Pessina. Grazie a te, grazie ai telespettatori, mi scuso perché io sono un poco confusionario. Non assolutamente, va benissimo così, sei stato molto televisivo, molto televisivo. Io ringrazio naturalmente chi ci ha seguito anche in questa puntata, l'appuntamento come sempre è alla prossima settimana con un'altra puntata del Sasso nello Stagno, non sappiamo ancora, anche noi andiamo, facciamo delle sorprese, non sappiamo ancora chi sarà l'ospite della prossima settimana, speriamo di trovare un ospite altrettanto interessante, arrivederci, alla prossima settimana. Grazie.